La stessa liturgia da oltre un secolo, il silenzio e il buio, niente luci nella notte di Molfetta, solo quelle delle torce e delle statue. Escono dalla chiesetta di Santo Stefano, sono da poco passate le tre, è un lento incedere il loro, si procede nella parte vecchia della città, i fedeli al seguito, le marce funebri, la colonna sonora straziante della lunga processione dei cinque misteri. Cinque statue, come i cinque momenti più significativi della passione e morte di Cristo, risalgono al 1500 di scuola veneziana. La prima ad uscire è Gesù nell'orto, portato a spalle dalla confraternita dell'Assunta. La stessa figura appare poi legato alla colonna, sotto di lui, i membri della confraternita del Buon Consiglio. La terza statua è quella dell'Ecce Homo, il Cristo alla canna, pure chiamato. Ci sono i confratelli della purificazione. La penultima statua è Cristo al Calvario, trasportato dalla confraternita della Visitazione. L'ultima figura è il re dei giudei già morto, portato a spalle dall'arciconfraternita di Santo Stefano. La processione dei cinque misteri va avanti tutta la notte fino al mattino, la luce ha preso il posto delle tenebre e il momento del dolore e della riflessione. Nessuno può immaginare quello che accadrà dopo tre giorni, il miracolo della resurrezione deve ancora compiersi.